Buongiorno Rider, benvenuti o per chi c'è già stato bentornati sul mio canale. Come avete sicuramente visto, oggi parleremo della peggior e-bike sulla faccia della terra. Questo lo ha detto Paolo, però vedremo. Mi è capitato questa settimana di vedere alcuni commenti sotto i miei video in cui si disprezzava alla grande la gamma Whistler. E la cosa più divertente in assoluto è che chi disprezzava non le ha neanche mai viste dal vivo, probabilmente. Quindi questo video è la risposta di queste persone per farvi capire che probabilmente non è tutto da buttare, anzi. Faremo una comparativa, vedremo due modelli, tra l'altro questo che è la C10 di cui vi parlerò più avanti, magari in un prossimo video, e quella che è tanto decantata, la Mondraker Crafty, e faremo un paragone a parità di montaggio e andremo a vedere appunto pregi e difetti di questa e della Mondraker. Mi auguro con questo video di non andare contro i possessori della Mondraker, perché lo reputo un marchio bellissimo, ma sarà una semplice comparativa che aiuterà magari qualcuno di voi poi in futuro a decidere che bicicletta comprare. Perché? Perché una bicicletta, ricordatevi che è un insieme di componenti e non è, come magari una moto, costruita da un solo produttore. Detto ciò, se non lo avete ancora fatto, ve lo dico prima della fine, iscrivetevi al canale, per voi è gratis, a me aiuta a crescere. E basta, sigla! Bene. Partiamo confrontando le due biciclette che abbiamo scelto, quindi Whistler B-Rush C10.2 versus Crafty Carbo RR, visto che mi avete detto che queste sono le due biciclette da paragonare. Allora, partiamo dicendo che la parte elettrica è la stessa, perché entrambe montano un Bosch Smart System, spiegato molto bene nel sito di Mondraker con tanto di video, roba così, mentre nel sito di Atala è molto più facile, c'è scritto kit elettrico Bosch Smart System. Entrambe hanno una batteria da 750 wattora, una coppia massima di 85 newton, e adesso andiamo a vedere però quali sono i componenti. Partiamo dal telaio full carbon, quindi completamente in carbonio, con travel posteriore 150. Andiamo a vedere quello di Mondraker. Si presenta con un telaio in carbonio, chiaramente con un sistema zero suspension, che è il loro sistema di sospensione posteriore, con un'escursione 150. Ok, quindi chiaramente i telai sono costruiti da produttori diversi, quindi questa è una grossa differenza, ma con le stesse caratteristiche. Passiamo poi alla forcella. Mondraker monta una Fox 38, ok, con pronta per una ruota a 29, con 160 mm di escursione. Benissimo. Andiamo a vedere quella di Whistler. Forcella Fox 38 Factory e bike 160 mm di escursione, cartuccia chiaramente Fit 4, la stessa identica che monta Mondraker. Andiamo poi all'ammortizzatore. Per Atala, quindi Whistler, montiamo un Fox Float X2 Factory, quindi il top di gamma per quello che riguarda l'aria di casa Fox, mentre di là abbiamo un Float X. Per chi non lo conoscesse, si vede bene nella foto, è il vecchio DPX, l'evoluzione. Ok, scendiamo leggermente a livello di prestigio per quello che riguarda Fox. Poi passiamo ai freni, che secondo me sono la cosa più importante per quello che riguarda Mondraker. Montiamo SRAM G2. Personalmente a me SRAM come freni non piace, trascurando il fatto che montano un olio DOT 4,
ma sono molto più difficili nella manutenzione. Quindi, per chi non ha grossa esperienza, non è un freno che io reputo all'altezza di una bicicletta di questo genere. Dall'altra parte, invece di serie, abbiamo uno Shimano XT, il classico Shimano XT che tutti conoscono, l'M8120, quindi l'ultima versione. Alcuni modelli, quello che ho preso io ad esempio, montano i Magura MT7, quindi anche lì un freno più prestigioso tra i due per quello che riguarda Whistler rispetto a Mountrailer. Andiamo avanti. Pacco pignoni, cambio, comando cambio. In questo caso abbiamo Shimano XT M8100, quindi il top di gamma. Chiaramente c'è l'XTR, ma è una cosa particolare. Il top di gamma per quello che riguarda Shimano. Dall'altra parte abbiamo SRAM X01, quindi un ottimo cambio direi, con il comando però GX, scendiamo di qualità, cassetta XG, quindi non la top di gamma. Andiamo poi a vedere, perché mi è stato detto, mi è stato fatto notare che non si salva nulla se non il gruppo Bosch. Allora andiamo a vedere poi le ruote, ruote Shimano XT. In alcune versioni Fulcrum e-Metal, quindi ruote da e-bike. Nel montaggio originale Shimano XT, dall'altra parte abbiamo delle ottime DT Swiss, quindi qua forse Mountrailer è un passo avanti, possiamo dire. Ultima cosa, come reggisella Fox Transfer Kashima, mentre per Whistler, attenzione, Fox Transfer Kashima, cioè, vi rendete conto? Ok. Detto questo, come gomme di serie monterebbe le Vittoria Mazza, poi adesso stanno montando Magic Mary davanti e Eddie Current dietro, per quello che riguarda Whistler, mentre Mountrailer, se sta rispettando i montaggi, monta Maxxis. La grossa differenza, come dite, come mi ha detto qualcuno di voi, è il peso. 23,8 kg senza pedali. Atala non lo scrive nel sito, ma ve lo dico io perché sul catalogo c'è, e dichiara 25,7 kg. Sono la bellezza di 2 kg di differenza. Sì, però andiamo a vedere a livello economico. Mountrailer, a differenza di Atala, non scrive il prezzo. Ve lo dico io, salvo aumenti, questa bicicletta costa 9.999 euro. Praticamente possiamo tranquillamente dire 10.000 euro. Whistler invece lo scrive all'inizio, 8.100 euro. Quindi ci sono 2.000 euro di differenza. Vale la pena? Ma. Quindi, assieme a questa Whistler, spero di esservi stato d'aiuto, spero di avervi fatto capire che la bicicletta non è solo il brand che trovate scritto qua, ma anzi, la bicicletta è tanta, tanta, tanta roba. Ad oggi è difficilissimo scegliere, la pubblicità e il marketing fa il 90% del lavoro, ma i più attenti di voi avranno sicuramente capito che nella selezione della nuova e-bike ci deve essere molta molta attenzione. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, ci vediamo fra 2 settimane, io ora me ne vado in ferie e parleremo, perché no, di qualche altro tipo moto, vediamo se riusciamo. Grazie, ve lo ripeto ancora una volta, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale e mi aiuta tantissimo, stiamo crescendo davvero in maniera importante e questo è davvero davvero gratificante. E ciao!